Gentili telespettatori, benvenuti da Giuseppe Capuano, benvenuti a questo turno di Coppa Lazio che vede contrapposte la squadra di casa, il Meta Formia Basketball, contro il Vigna Pia. Due campionati differenti che si incontrano. Il Vigna Pia gioca nella C Silver nel girone della Sera Pogeda, mentre la Meta disputa il campionato di C Gold. Quindi ci dovrebbe essere poca storia, almeno secondo le statistiche, secondo le posizioni, ma ovviamente le partite vanno tutte giocate. Gli arbitri della gara sono il signor Graziani di Fondi e il signor Di Mauro di Terracina. Tutto pronto per palla 2, andiamo a conoscere le squadre. Le immagini sono quelle di Tiziana Palombi. Allora, la squadra ospite si presenta con il numero 1 Guadagnin, numero 2 Chiesa, il 10 Biancarello, 13 Troiani, il capitano 16 Palossi, 18 Bencini, 12 Arrighini, un senza numero che è Cavarocchi e il numero 25 che è Araia. Il coach è Fabrizio Fabbri. D'altra parte il Meta quasi al completo con Di Rocco, Cota, Marziali, Rodriguez, Norbedo, Lamura, Pers della Blanca, Massaro, Gattesco e De Pippo. Sarà comunque modo per sperimentare sicuramente il coach questa sera, coach che dovrà sicuramente dare più spazio a quei giocatori che non hanno trovato, tanto si inizia, non hanno trovato spazio in questo inizio di stagione, perché no, prendersi minuti, prendersi giocate e tempi in campo. Si riparte con il possesso Cota, Meta che attacca alla sinistra del posto di schermo, ovviamente partendo da destra, mentre arriva questo tiro da tre, il pallone messo dentro da Norbedo. Mentre il Vigna Pia in maglia rossa praticamente ha 5 giocatori più uno in riserva, sono 9 a referto, ma giustamente ne vediamo solo uno in panca che non ha neanche partecipato al riscaldamento, segno che comunque la squadra ospite non crede tantissimo in questa Coppa Lazio. Intanto va al tiro Guadagnin, Ferro, due coach sicuramente concederanno qualcosa in più proprio ai propri giocatori. Il fatto che, possiamo dire così, è una partita amichevole con il passaggio del turno in palio, ma ovviamente poco cambia, potremmo dire così, in caso di eliminazione. Il pallone è già ripartito per Guadagnin. Meta che lo scorso anno disputò la finale di Coppa contro la Tiber, fu una bellissima esperienza quella per la squadra ospite, la squadra di casa, scusate. Intanto il pallone è giocato, c'è il fallo su Rodriguez. Pallone che si ferma. Rodriguez, Norbedo, Perez, Cota e Lamura, questi 5 in campo per la squadra di casa. Rodriguez che sembra essersi ristabilito allora dai problemi della scorsa settimana, quando era stato fermo per un infortunio. Pallone che va verso la mura, il tiro Ferro solamente. Allora Perez si prende l'imbalzo, la serva di Rodriguez, Norbedo va al tiro da lunga distanza, Ferro può ripartire. Allora la squadra ospite del Vigna Pia, Vigna Pia che comunque non ha una posizione sgradevole nel proprio campionato, è seconda al momento, mentre arriva la tripla degli ospiti, 7-3. Diciamo un Vigna Pia che è prima della classe, quindi è una squadra che sta provando al salto di categoria. Perez mette dentro intanto 2 punti, riparte Araia. Lei osserva il piazzamento dei compagni, poi la gioca su Bencini, penetrazione da parte del numero 16 Palossi che trova altri 2 punti per gli ospiti, che stanno mettendo giù un bel gap, 5-9. Vedo che mancano 7-20 alla chiusura di questo quarto. Intanto c'è un fallo ai danni di Rodriguez. Si fa sentire coach Fabrizio Fabbri dai suoi.
Di Rocco ha qualcosa da dire ai suoi. Partirà la Mura in possesso di palla per Norbedo. Pallone sotto Norbedo, Perez non riesce a correggere. C'è il controllo di palla da parte di Guadagnin, può ripartire la squadra in maglia rossa davanti a cercare il tiro. Va a fare Araya, il rimbalzo è suo, vediamo se riesce a tenere il pallone giocabile, ci riesce. Serve in qualche modo il numero 19 ospite, sarà Cavarocchi, visto che era stato dato senza numero. Palla fuori e rimessa che sarà da giocare per la squadra ospite, che dovrà solo difendere sull'attacco del meta. Non è messo avanti per Perez il terzo tempo, ma coglie in fallo un giocatore, si trattava di Guadagnin, primo fallo anche per lui. Libere allora per Perez, che era già diretto verso la retina. Primo tiro, nulla a fare per Perez, seconda possibilità per lui. E fa 1 su 2 Perez, 6 a 9, una tripla di divario tra le due formazioni adesso, con il controllo di Guadagnin, il tiro, la Mura fa su il rimbalzo, poi subito dall'altra parte per il controllo che porta al giro per la Mura, Norbedo, Cota, prova l'accelerazione Cota, scarica per il tiro di Norbedo, cerca i tre punti, li trova, mettendo in pari le cose adesso. Parte con il palleggio Palossi, scarica per Araya, chiama il blocco Araya, la penetrazione spara troppo forte in questo caso. Parte Cota, taglia tutto il campo per Rodriguez, si ferma Rodriguez, in mezzo c'è Perez che può appoggiare, lo fa in due tempi, comunque utile alla causa. 11 a 9. Araya serve il terzo dei compagni dei blocchi, esce Rodriguez, tiros, Ilenko, potremmo dire così, Cota può partire in velocità, si ferma Cota, preferisce ragionare con i suoi. Punta a canestro, fa tutto da solo Cota, bella l'azione, classica azione da C2 però, o da C Silver come la si voglia chiamare, quella di Cota, dove i giocatori possono addirittura dare del tuo al pallone e andarsi a incuneare per metterla dentro. Sfera fuori, ultimo tocco per la meta. Allora, tutti in panca perché c'è bisogno di un time out. Piccolo trotto tra le due squadre. Tiziana Colombi si sofferma sulla panchina del Vigna Pia, si fa sentire coach Fabbri dei suoi, anche perché siamo solo alla gara di andata, ma ovviamente mettere un divario può essere pressante. Pallone che resta in attacco, allora mette che si attarda un po' a ritornare in campo. Pallone rimesso, può partire la squadra ospite, il tiro del Vigna Pia, nulla a fare, il ferro annulla tutto, può ripartire Norbedo, qua per Cota, Rodriguez va lui al tiro dentro, una bella tripla per Rodriguez. Mette la freccia adesso la squadra di casa. Palla sul ferro, si balla, nulla da fare. Norbedo, piccolo trotto, taglia ancora il campo per la Mura. Palleggio, scarico fuori, Perez, cerca la tripla da fuori Perez. Ferro, la Mura rimbalzo, Cota, giro palla per Norbedo.
parte l'azione del Meta Rodriguez, poi Meta che va a segno con Perez, 18-9, niente, fatto un time out tremendo, coach Di Rocco, il posto in ritmo pesantissimo, intanto l'arbitro blocca tutto, visto un fallo, fase difensiva, tratta il numero 15 Lamura, primo fallo per lui, rimane in attacco allora il Vignapia che avrà a disposizione 14 secondi per attaccare il canestro del Meta, controllo di Guadagnin, la lascia verso il numero 18 Ravocchi, doveva fare per lui Cota, arriva Norbello addirittura distanza siderale, Ferro per Cota, può ragionare con i suoi, il blocco di Perez, però c'è ancora uno su Cota, fa Cota, terzo tempo dal top del tuo del pallone, in questo caso il tiro è un po' sbilenco, giocatore che può permettersi tutto ciò, Cota, ottimo elemento, intanto scivola un giocatore della squadra ospite, pallone che finisce fuori, 18-9 quando mancano 3:20 da giocare, numero 18 è Bencini, numero 19 è Caravocchi, questi i numeri dei giocatori, intanto entra in campo il numero 7 Chiesa, controllo di Norbedo, Cota contro Raya, la Cota allarga per la mura, finta, si perde il pallone, può ripartire Guadagnin, servito in questo caso verso Raya il pallone, tiro e palla su Ferro, va a fare, si riparte Norbedo, larga per Cota, si ferma, vuole ragionare Norbedo, penetrazione, pallone dentro, 20° punto che va in cascina, può ripartire la squadra ospite, intanto è pronto De Pippo e Di Rocco ad entrare, l'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo, arrivano i due cambi, fuori Norbedo e Rodriguez, dentro Di Rocco e De Pippo, quando mancano 2:30 il punteggio è di 20-9, riparte il pallone con Guadagnin che si riprende subito immediatamente la sfera praticamente dopo l'appoggio da parte di Bencini, sfera sotto, il tiro, palla che balla, alla fine non si insacca, rimane sul Ferro, esce fuori Araia, marca Cota, accompagna dall'altra parte, Cota smista per la mura, va al tiro dalla lunga distanza, la mura, Ferro gli nega il canestro, subito dall'altra parte Chiesa, si ritorna su Guadagnin, Bruno Vignapia serve per il neo entrato Chiesa, tiro di Araia, bello il canestro per lui, 20-11, 1:47 da giocare, Cota pronto ad entrare Gattesco, Cota nasconde il pallone per dentro da Araia che tiene alto il pressing, va Cota tutto solo, subisce fallo da Araia, 1:33 da giocare, fuori Perez, Gonzalo Perez per Gattesco, non ci aspettavamo ritmi altissimi, infatti così è tra le due formazioni, un piccolo trotto, tanto Cota avrà a disposizione due liberi, primo pallone che si ferma sul Ferro, seconda possibilità per Cota, dentro 1-2, si parte a giocare, comunque Guadagnin larga per la Raya, cerca la tripla Raya, questa volta non è fortunata come in precedenza,
può ripartire con Giorgio Di Rocco. In avanti il pallone per De Pippo, poi spara Cote in qualche modo, non esce nulla di buono, riparte nel costo del costo di Napia che porta a 2 punti per il 21-13, a minuto 0-3 da giocare. Pronto il cambio per il Napia. Fabri deve far ruotare i suoi uomini tantissimo perché giustamente sono già pochi, quindi ha bisogno di farli ruotare il più possibile, una specie di stop and go volante. Tanto qui Guadagnin butta via il pallone, ha chiesto il time out, si torna in panca. In panca a ragionare con i due allenatori, non stanno avendo vita difficile il duo arbitrale Pontino, Graziani e Di Mauro. Nulla da segnalare fin qui per i due. Per i due tabellone intanto inquadrato, 21-13, 42 secondi e poi chiuderemo il primo quarto. Gara che è iniziata con 10 minuti di ritardo, si torna in campo, finito il time out. Squadre che però non decollano dal punto di vista delle giocate. Parte il pallone, Di Rocco per Gattesco, controlla Gattesco, nasconde un po' il pallone, poi De Pippo, sempre per Gattesco, De Pippo, va Lucio Gattesco, Cota, il tiro dalla distanza, dentro, 3 punti per lui, 24-13 a 22 secondi, riparte Guadagnino, ubriaca Cota, lo saluta sul posto, poi lo scarico per il tiro da parte di Bencini, il pallone esce fuori la mura, subito dall'altra parte verso Cota. Cota si ferma sotto per Gattesco, non tocca il pallone, praticamente a 5 secondi, bisogna prendersi il pallone e tirare immediatamente. Cota per diversa un po', scarica fuori, qui il tempo finisce perché arriva il tiro. Si chiude il primo quarto 24-13 e pronti già per i secondi 10 minuti. Secondo quarto che si appresta a ricominciare prima del riposo lungo. Gara che riparte allora con il pallone verso Di Rocco. Di Rocco, Gattuso, Marziali, Cota e De Pippo in campo. Marziali che domenica scorsa è stato fermo, non aveva visto campo. Chiamato questa sera da Di Rocco partecipare all'azione. Intanto arriva il tiro da parte del numero 18 Bencini, nessuno riesce a correggere, si riprende il pallone in meta, allora può ripartire in contropiede, vorremmo definirlo così. De Pippo si perde il pallone, conquista comunque una rimessa al fondo. Sono alcuni ex a vedere il meta stasera, questi anche Alessandro Portido, una buona stagione per lui, insomma due buone stagioni in forza al meta, stanno approdato alla Serapo Gaeta in C-Silver. Quindi sta studiando un po' quelli che sono gli avversari di campionato del Vignapia. Pallone ottimamente recuperato in questo caso da Chiesa, pronto a rientrare a Raia. Occio Fabri lì solo sulla panca, vedete sullo sfondo. Tanto il tiro di Guadagnin termina il tempo per la squadra ospite per poter attaccare il canestro, va dentro a Raia, va fuori il numero 18 Bencini. Ripartirà Gattesco con il pallone servito a Di Rocco, a Giorgio Di Rocco contro Raia. Passaggio per De Pippo,
sarà il piazzamento di compagni. Arriva Cota, preferisce servire per Marziali, va al tiro Marziali, subisce fallo. E qui dovrà stare attento il Vignapia ai falli, perché gli uomini contati, le palette già cominciano ad alzarsi sul livello 2. Siamo appena al secondo quarto, ci stanno, però giustamente non puoi rischiare di finire la partita innanzitempo per mancanza di uomini. 2 su 2 per Marziali, quindi 2 punti per lui in gara. Guarda con il pallone per Araia, passaggio per poco, non si perde, anzi si perde il pallone, il numero 16 Palossi di Rocco, va il numero 0 per Cota, sotto per il fallo subito da Lucio Gattesco. 8 e 17 da giocare, Gattesco avrà la linea dei liberi allora a disposizione per cercare a rate di prendersi due punti. Parte il primo pallone dentro per Gattesco, seconda possibilità per lui. Attende tutto il tempo che vuole Gattesco, si prende due punti e si riparte subito con linea pia, con il meta che fa pressing. Chiesa sotto per Teravocchi, il tiro di Araia dentro, buona la sua tripla, anzi doppia, era dentro l'aria. 28-15, De Pippo per Cota, porta molto palla a Cota in questo frangente, l'arbitro afferma tutto, ha visto un fallo. 8-09, fallo di Gattesco. Che è ripartito Cota, Faller per Gattesco, riparte Marziali, sotto per De Pippo, si gira bene ma subisce forse una spinta che lo mette fuori causa, ovviamente non fallosa. Intanto è arrivato un altro duo per il Vignapia, arriva in questa tripla da fuori. ...28-18... ...7.45 da giocare, tutti in panca. Per un time out. 7.45... ...28-18... 10 punti tra le due squadre. Arrivati altri due giocatori del Vignapia, giustamente adesso devono fare il riconoscimento dall'arbitro. Dovrebbe essere probabilmente il numero 13 Troiani e il numero 10 Biancaniello. Tanto in campo ci sono Chiesa, Araia, il numero 16 Palossi, Guadagnin e il numero 18 Bencini. Gli altri tutti a scaldarsi. Adesso alla rosa al completo, i 9 giocatori, la squadra ospite. Finito il tempo di tergiversare probabilmente per la meta. Allora Cavarocchi è col numero 19, è arrivato adesso, quindi dobbiamo capire cosa è cambiato e chi manca. Pallone intanto che riparte con Gattesco, in possesso palla, la consegna di Rocco, va di Rocco, lo fronteggia Raia, Cota, nasconde il pallone Cota, Guadagnin, blocco di Marziali,
perde poi per un attimo il pallone Cota, e qui sbaglia nel controllo Cota. De Pippo sotto per Gattesco, riesce a insaccare. 30-18, parte la squadra col numero 16 Palossi. Palossi, la penetrazione, va al tiro Chiesa, dentro, due punti per lui. 20-30, Gattesco, un ottimo controllo per lui, prova anche il fallo Gattesco in questo caso. Vengono dati due punti, quindi canestro da due più eventuale giocata per i tre punti, va dentro Norbello, fuori De Pippo. Sarà Gattesco a tirare questo libro, dentro per lui. 33-20, c'è ripartito il cronometro. Marziali che attacca Guadagnin, quello che resta sul posto, poi lo riporta dall'altra parte Guadagnin. Accelerazione, c'è un fallo. Palla al lato, sono quasi pronti i giocatori del Mignapia appena arrivati ad entrare in campo. La rimessa però sarà di Guadagnin. Palla fuori. Allora, entreranno il numero 15, che a questo punto abbiamo attestato dovrebbe essere Cavarocchi, e il numero 10, che dovrebbe essere Biancaniello, dai, lo passiamo a Biancaniello. Ci appureremo un po' di nomi nell'intervallo, andremo a testare al tavolo. Intanto che è ripartito per Araia. Araia, spazio per il tiro del numero 18 Bencini, riparte subito il meta. 33-22, squadra di casa che attacca adesso con Norbedo e Marziali, sotto c'è Gattesco, larghi di Rocco e Rodriguez. Norbedo va da solo, Gattesco si prende un buon rimbalzo di davanti, va al tiro, non ci sono falli. Si arrabbia Di Rocco per questo errore. Araia per il numero 16 Palossi, va in attacco Palossi, ferro, poi Marziali, si prende un ottimo rimbalzo. Quando siamo quasi alla metà del secondo quarto, Norvedo scarica fuori per Rodriguez, ancora Di Rocco, può penetrare, fuori per Marziali, il tiro ferro solamente impreciso, Marziali, può ripartire Araia, il tiro di Vignapia che si ferma lì. Riparte Rodriguez già dall'altra parte, lo scarico per Gattesco, fermato Gattesco, c'è fallo su di lui. 5:25 da giocare, ha commesso, non è entrato il numero 10 Biancaniello. Time out, tutti in panca. Allora coach Fabbri attende i suoi, chiede ai suoi: mi avete detto siete pronti, e invece non lo siete, si sente fin qui coach Fabbri, benché il palazzetto non è che sia pienissimo, quindi si può sentire, ce l'ha con i suoi giocatori che forse non sono pronti al 100%. Anche coach Di Rocco non è contentissimo dell'andamento della sua squadra al momento. 11 punti tra Vignapia e Meta non sono tanto normali. Possiamo metterci anche le tossine della gara di domenica, dove il Meta è arrivato addirittura all'overtime contro la prima della classe, perdendo per due punti, ma ovviamente
da una squadra del genere ci si aspetta qualcosa di più. Intanto Gattesco sul ferro, il primo tiro, seconda possibilità per lui. Va al tiro, mette dentro, uno su due Gattesco. Pallone che riparte. Passaggio per il numero 16, Palossi. Lui deve impostare il blocco di Caravocchi. Pallone che torna al numero 18, Bencini. Il tiro di Biancanello. Mette dentro due punti. 5-0-3 da giocare. Norbedo, possesso palla, la larga bene per Rodriguez. Rodriguez saluta l'avversario, poi impatta, stoppato da Biancanello. Parte la squadra ospite con il tiro di Palossi, ben bloccato da Marziali. Poi il tiro di Rodriguez, il ferro a Biancanello, si prende l'imbalzo. Passaggio per Caravocchi che in qualche modo controlla Raia. Raia per il pallone che arriva sotto a Caravocchi, il tiro di Caravocchi. Ha preso bene la mira, infatti il pallone finisce fuori. Ripartenza già approntata dal meta, che si ferma lì sull'uscio con Norbedo. Avanti a cercare Gattesco, ha preso con Caravocchi il gancio di Gattesco, in questo caso fa valere la propria classe. Pronto ad entrare Massaro, altro giocatore che non ha trovato tanto il campo domenica, chiamato questa sera subito in causa da coach Di Rocco, sia lui che Marziali. Intanto Biancaniello mette dentro il 26esimo punto della squadra ospite, subito presentato con una bocca di fuoco Biancaniello. Di Rocco per Norbedo. Rodriguez cerca lo spazio, trova il gancio a canestro, quindi due punti più il fallo. Fuori Di Rocco, dentro Massaro, pronto ad entrare il numero 13 Troiani, il capitano. Va fuori il numero 18 Bencini. Rodriguez, pallone dentro per lui, mette a segno il 39esimo punto per la squadra di casa contro i 26 della ospite. Tiro ancora ferro, Massaro si prende il suo primo rimbalzo. Norbedo può ripartire dall'altra parte, a 3-10 da giocare. A Norbedo il gancio a cercare Rodriguez, buon passaggio, buona anche la realizzazione di Rodriguez. Fa 41 il meta adesso contro i 26 della squadra ospite. Araya si libera bene, va in progressione, poi il pallone verso il capitano Troiani, rimbalzo della squadra di maglia bianca. Norbedo, bello a cercare Gattesco, anticipato. Araya può guidare veramente il cost to cost in solitaria, si ferma, poi dà il tuo al pallone, il passaggio a cercare Pelussi. Biancaniello, nulla da fare, Gattesco. Poi partiva il Norbedo, nel corridoio davanti a Norbedo, non cerca l'accelerazione, si ferma, preferisce giocarla. 41-26, mette tutta la possibilità per arrotondare fino a 50. Rodriguez cerca questa tripla, ma trova solo il ferro. Araya già dall'altra parte, l'accelerazione sposta verso Troiani. Trova un fallo però la squadra di Vignapia. Marziali, dentro Guadagnin, fuori il numero 16 Palossi. Pallone che dovrà ripartire proprio dalla squadra ospite. Gattesco si perde per un attimo la sfera e allora Guadagnin può cercare il tiro. Ruba di nuovo Rodriguez,
a Rodriguez, in qualche modo si tiene il pallone tutto chiuso, sotto c'è Norbedo, è un rigore a porta vuota praticamente per Norbedo, lo sbaglia clamorosamente in questo caso. Norbedo si fa fregare, potremmo dire così. Pallone avanti per il meta che deve difendere Marziali, si prende un ottimo rimbalzo, Norbedo va a volare dall'altra parte, prova la progressione, qui si riprende praticamente il canestro che non è riuscito a realizzare in precedenza, mette la sfera fuori, parte la Guadagnin, 43-26, Biancaniello, Guadagnin, finta di tiro, progressione, terzo tempo, pallone consegnato, vogliamo dire così, Rodriguez, mentre è bucato il minuto. Marziali per Norbedo, chiede il giropalla ai suoi, tutto fermo, però arriva Gattesco per recuperare posizioni, si libera un buono spazio, Norbedo palla fuori, rimessa che sarà da giocare per la squadra di casa. Che dovrà difendere questo vantaggio di 43-26. Si fa vedere Gattesco, consegnato a lui il pallone, va al tiro Gattesco, Marziali si prende il pallone sotto, annullato il canestro. Rimane in attacco il meta e al bonus la squadra ospite, quindi due liberi per Marziali. Che in precedenza aveva fatto 2 su 2. Vediamo cosa si concede su questi altri due liberi. 2 su 2 anche in questo caso, quindi si riparte col pallone giocato alla squadra ospite che cerca di riuscire un po' il gap. Tiraccio in questo caso da parte di Chiesa, Rodriguez esce a pallone sparato in avanti, Norbedo penetrazione, scarico fuori, Marziali, giro palla per Massaro, si prende il tiro da tre Massaro, poi Norbedo ancora rimbalzo, ottimo il suo pallone, cercare Marziali, bisogna tirare, Marziali in mezzo a due uomini, il pallone che torna a Rodriguez, 12 secondi, ne ha 4 per tirare in meta, Rodriguez capitalizza al meglio. 48-26, non arriva il 50, può bastare così, non arriva il 50 per la squadra di casa, ma ovviamente lascia ben presagire al momento in chiave proiezione il punteggio. 48-26, linea che va per l'intervallo. Iniziare il terzo periodo, 10 minuti per il terzo quarto, 48-26, dopo i 10 minuti di riposo per le due squadre, tempo di ricominciare. Si attende solo l'ok del cronometro per rimettere la palla al centro. Marziali, Norbedo, Lamura, Perez e Massaro, questi 5 in campo per la squadra di casa. Gli ospiti che si presentano in campo con Troiani, Araia, il numero 18 Bencini, Guadagnin e a completare il quadro c'è il numero 19 Arrighini.
prova Righini, va sotto, subisce fallo. A 26, che non è cambiato in questi primi 30 secondi di gioco, avrà il tiro, i due tiri liberi di Arrighini, che ci scuserà se l'avevamo presentato come Cavarocchi. Primo pallone che non entra, seconda possibilità per lui, fa centro al secondo tentativo, si riparte. Allora Norbedo per Massaro, Lamura, raffredda il pallone, poi si propone Norbedo, il passaggio quasi pallavolistico per Perez, lo scambio tra i due, Lamura cerca il tiro, Ferro, Norbedo più lesto di tutti, si vede rimbalzo, pallone che gli scappa via, non c'è fallo sul direttore di gara, sorride Norbedo, tanto Guadagnin cerca la tripla dall'altra parte, Ferro gliela nega. Vedo già di qua per Lamura, Marziali si gira e tira, ancora Ferro, il rimbalzo favorisce Norbedo, va al tiro da tre Norbedo, ancora Ferro, serie di errori, potremmo dire così, si arrabbia qua c'è Fabbri, che accusa i suoi di lasciare troppo spazio nelle giocate alla squadra ospite. Otto 27, un solo punto segnato praticamente fin qui. Meta che ha tenuto praticamente la stessa media tra primo e secondo quarto, 24 punti segnati, mentre ne aveva fatti 13 nel primo quarto la squadra ospite, adesso ne ha fatti 14 nel secondo quarto, adesso sale a 29. Massaro si perde il pallone, praticamente lo consegna a un avversario, in cui subisce il meta, ritorno pesante da parte della squadra ospite. Subito Di Rocco chiama i suoi in panca. Un errore abbastanza complicato quello di Massaro, che praticamente ha ridato palla agli avversari. Subito Di Rocco lo ha chiamato in panchina. Anche coach Fabbri vuole sfruttare l'occasione per aiutare i suoi ad entrare meglio in quelli che sono gli schemi, le giocate chieste dal coach. Adesso il tabellone che vi riassume quello che già vedete in grafica, i numeri di questo match, dell'andamento di questo terzo quarto. Ripartirà il meta con Norbedo, non ci sono cambi neanche nella squadra ospite, sono i 10 che erano andati in panca prima del time out. Norbedo compagna Raya. Massaro si prende il pallone, la chiusura di Raya, Massaro la gira su Norbedo, dentro questo Norbedo la scarica su Marziali, terzo tempo per Marziali che trova un fallo, 48 a 31 che non cambia, 7.53 da giocare, Marziali che era al tiro, aveva a disposizione due liberi. Primo tiro per Marziali che si insacca, seconda possibilità per lui, pallone che va dentro, 2 su 2, arriva a 50 contro i 31 della squadra ospite in meta. Araya, già giocato il pallone, appoggia sul capitano Troiani, la penetrazione di Troiani e qui c'è la stoppata fallosa secondo il direttore di gara di Perez. Allora Troiani potrà andare ai liberi. Primo libero per Troiano, pallone che non si insacca, seconda possibilità allora per lui. Pallone dentro,
già partito Norbedo. Chiama lo schema i suoi. La Mura nasconde un po' il pallone, pronto ad entrare De Pippo. Massaro per Marziali. Marziali l'appoggio su Norbedo. Centra l'accelerazione Norbedo, l'arbitro blocca tutto, è uscito fuori Norbedo. Quello è il cambio. Dentro De Pippo, fuori Marziali. Non è già partito per la squadra ospite. La linea pia con Guadagnin. Troiani per il tiro, subisce fallo. Trova anche il canestro. Fallo allora del numero 17 Perez della Blanca, secondo fallo per lui, 7-10 da giocare, 50-34. Tiro aggiuntivo che si insacca. 50-35, pallone che è già ripartito per Norbedo, pronto a rientrare Cota. È stato fermo un bel po' i box nel secondo quarto. Cota, De Pippo per la Mura, si perde il pallone, lascia scivolare fuori. Vedrà il cambio, dentro Cota, fuori Massaro. Per partire il pallone la Mura, mentre Cota dava a disposizione ai compagni. Arduino blocca tutto. Che rimane in attacco per il Meta, Meta che ha visto assottigliarsi il proprio vantaggio a 15 punti. Perez per Norbedo. Cota appoggia su Perez, dietro per Norbedo, il tiro da lunga distanza fa 3 punti. Norbedo quando il cronometro dice 6:30. Guadagnin c'è l'altra parte, salta la marcatura, il tiro da lunga distanza di Guadagnin, ferro, pallone controllato da Cota, sotto per Perez, alza bene il compasso. 55-35, rimette il gap di 20 adesso la squadra di coach Gianni Di Rocco. Troiani prende il pallone, prova la penetrazione, lo scarico fuori di Guadagnin e lui ad entrare. Guadagnin, buono il suo passaggio sotto al canestro, trova il 37esimo punto. Cota chiama Norbedo al rimorchio, il taglio a cercare la Mura, cerca il tiro da fuori, la Mura trova un'altra bella tripla. 58-37, pronti i due cambi nella squadra ospite. Mentre praticamente nel palazzetto si è passato la temperatura tropicale, visto che comunque piove dentro, caldo umido a un freddo umido. 'Quasi continentale. Passaggio per Norbedo, De Pippo per Cota. Spara fuori la Mura, può cercare la seconda tripla consecutiva, questa volta la mano non è calda come in precedenza, tagliato fuori dal rimbalzo Perez, allora Raya può ripartire dall'altra parte. Tiro, anzi no, il passaggio sotto per il tiro del numero 18 Bencini. Cota sotto per la Mura e qui l'azione è bella concreta per i due giocatori del Meta. Raya in possesso palla, quarto che sta scorrendo via abbastanza velocemente, sotto il pallone della Raya, suggerisce in mezzo, tiro di Troiani, ferro e poi lì sotto Perez padroneggia con i centimetri. De Pippo fa da intermediario per Norbedo, il ferro rimbalzo però tra due giocatori, alla meglio quello della squadra ospite, si trattava di Arrighini, il tiro è questa volta dentro i due punti. Il numero 18, trattasi di Bencini,
passaggio per Cota, 60-39. Norbedo, la Mura può cercare ancora una tripla, Ferro gliela nega. Allora in panca Troiani e Arrighini, va dentro Cavarocchi e il numero 16 Palossi. Pallone già ripartito con Guadagnin, numero 1, prova penetrazione, si apre un bel varco, poi scarica fuori, controllo di Palossi, ancora per Guadagnin, cerca il tiro, Ferro là sotto, Cavarocchi si prende un buon rimbalzo in mezzo ai due uomini, non trova falli, fa girare per la raia, Guadagnin non disdegna il tiro, infatti va a tirare sotto, poi Perez si prende il pallone, può ripartire Norbedo, taglia il campo, la Mura sbaglia in questo caso, la Mura, Guadagnin, ma qui c'è lo stoppone di Perez su un canestro ormai fatto da Bencini, De Pippo, si arriva alla tripla, scattano gli applausi e il dovuto time out qui dentro per la Mura, 62-39, a 2.40 da giocare, chiama lo schema di Rocco ai suoi. Raia per Cavarocchi, il tiro, il Ferro lì sotto, Perez conquista rimbalzi su rimbalzi, ha alzato tantissimo la sua media rimbalzi in questa gara stasera. Cota prende una ginocchiata, stringi i denti, sensazione sotto, si perde il pallone, l'arbitro non vede falli, Guadagnin si prende addirittura la mattonella per cercare la tripla, non è fortunato. Pallone perso, la Cota già arrivata dall'altra parte, si prende rimbalzo, De Pippo, penetrazione di De Pippo, scarica per Perez, subisce fallo Perez. Pronta ad entrare Chiesa e pronta ad entrare Rodriguez, va fuori la Mura e va fuori Guadagnin. Perez avrà i liberi, ormai ci stiamo incamminando verso l'ultimo quarto, due su due per Perez, 64-39, 1.53 da giocare. Cavarocchi per Araia, cerca lui il tiro dalla lunga distanza, sotto Rodriguez, si prende rimbalzo, Cota, c'è il Norbedo già in verticale, preferisce giocarla lui, poi il passaggio per De Pippo che non riesce ad arpionare il pallone, tra Di Rocco, Giorgi Di Rocco dentro, Norbedo fuori, questo è il cambio. È già ripartito per il numero 16 Palossi, Rai è chiuso, comunque servito, Palossi dai e vai praticamente dai due, Bencini il tiro di Chiesa, Ferro poi sotto, il Cavarocchi corregge alla grande, un ottimo pallone a rimbalzo, Rocco chiama lo schema suoi, 64-41, Rodriguez, per De Pippo, sotto si prende i due punti De Pippo, un minuto da giocare in questo terzo quarto, passaggio per Bencini, poi Araia, qua per Palossi, finta di passaggio di Palossi, ancora per Bencini, Araia, e qui si perde lui l'incontro col pallone, si arrabbia coach Fabbri. Il cambio dentro Gattesco per giocare questi ultimi 47 secondi, fuori Perez, partito il pallone per Di Rocco, poggio su Cota, il blocco di Gattesco, Cota da casa praticamente, colpisce il Ferro, riparte Bencini, tiro di Bencini dentro due punti per permettere alla Vignapia di ricucire un po', adesso siamo su 66-43, ci sono 23 punti di gap,
Cota, Rodriguez, Ferro si arrabbia di troppo con i suoi. Ci può stare un tiro da 3 quando sei sul più 23, ma ovviamente li devi mettere dentro. Palossi, Chiesa, va al tiro, è finito il tempo, pallone che non si insacca, 66 a 43, si chiude qui il terzo quarto che inizia in questo momento. Cota in possesso di palla, Cota, Gattesco, De Pippo, Di Rocco e Rodriguez che sulla destra raia, mette in mezzo per Gattesco, si ferma, si prende il fallo Gattesco in questo caso. La due libere a disposizione, Chiesa, Araia, il numero 16, si tratta di Palossi, Bencini e Cavarocchi per coach Fabbri. Dentro il pallone per la squadra di casa, tiro, pallone recuperato da De Pippo che non lo lascia uscire fuori. Rodriguez già dall'altra parte costeggia praticamente il bordo del campo, la passa di nuovo a De Pippo, un cambio rischioso ma che alla fine concretizza altri due punti che valgono il 71 a 43. Meta che è un po' rallentato praticamente nel terzo quarto, ha permesso di ricucire un po' il gap alla squadra ospite. Palossi, giro palla per Chiesa, ancora Bencini, Chiesa, la penetrazione, Cavarocchi, Araia, fuori il tiro di Palossi, Ferro, Cota, può gestire lui, lancio rugbistico per De Pippo, tieni il pallone De Pippo, in qualche modo lo salva, è pronta di entrare Biancanelli, Biancaniello, saldo di pertanto fuori dai giochi. Qui per un attimo Gattesco si perde il pallone, poi lo regala agli avversari, Araia va dall'altra parte, non segna ma comunque subisce fallo Araia, quindi 71-43 quando mancano 8-22 da giocare. Araia li dai liberi, Gattesco richiamato da coach Di Rocco mentre va dentro Biancaniello. Araia dentro il suo primo tiro, seconda possibilità per Araia. Arnel Araia fa 1 su 2 in questo caso, in balzo è lesto Cota ad aggiudicarselo. Parte la squadra di casa, Rodriguez, finta penetrazione, scarico fuori, De Pippo, tiro a lunga distanza, 3 punti per la squadra di Rocco, 74 a 44, il gap adesso di 30 punti. Penso che il Mega potrebbe addirittura andare in gita adesso sul campo del Vignapia nella gara di ritorno se si tiene questo ritmo. 30 punti sono tanti. Coppa Lazio che ovviamente mette di fronte squadre di diverse categorie e ovviamente ci sono queste differenze, normale che ci siano. Che ripartirà per la squadra ospite, Araia, bisogna tirare, Chiesa, penetrazione, si perde il pallone, Rodriguez riparte lui con la sfera, Cota per De Pippo, passaggio in avanti per Gattesco, Di Rocco sulla linea dei liberi, preferisce tornare indietro da Gattesco, De Pippo, il blocco di Gattesco, non ne approfitta il meta, il pallone scivola fuori, 7-19, 7-4-4-4, Araia porta lui il pallone, il
Bicocco vuole il pressing alto, passaggio a cercare Chiesa e ritorno poi sotto per Cavarocchi, riesce a trovare la via del canestro Cavarocchi, si parte Cota e qui Arnel Araya praticamente lo arpiona, lo mette giù, chiede scusa per il fallo Araya. Certe volte Cota è incontrollabile, chiesto scusa Araya molto correttamente. Cota, pallone dentro, 75-44 e poi pallone a lato per la squadra ospite, per la squadra di casa, 76-44 e palla a lato. Giocherà verso Di Rocco Di Pippo. Giorgio Di Rocco intanto è rientrato, Guadagnin è uscito con Paraia, Gattesco dentro, penetra bene, 78-44 Guadagnin. Ma Guadagnin allarga bene per Chiesa, Cavarocchi vince il fallo subito dal giocatore al tiro, quindi i due punti sono da assegnare, più avrà un tiro aggiuntivo. Si tratta del numero 10 Biancaniello, non è per lui, dentro Palonezzo De Pippo, Cota pronto ad entrare, Perez, tiro di Cota, non trova il canestro, la sfera si ferma fuori, tra Perez, va fuori Di Rocco, quindi rimangono in campo De Pippo, Gattesco e Perez. Un po' uno sperimento questo per Di Rocco, calza di tanto il quintetto praticamente, con i quattro lunghi potremmo definirli così, Rodriguez, Gattesco, Perez e De Pippo in campo, 78-47. Pallone ripartito per Cota, da lui praticamente a fare la playmaker, uno dei piccoli, tanto pallone rubato e due punti senza fallo da parte di Cota, che fa subito ripartire la sfera, 78-49. 5.35 da giocare, qui Cota subisce fallo da parte del numero 16 Palossi, Alessandro Palossi. Dovrà far ripartire il pallone Rodriguez, già messo in gioco per Gattesco. Rodriguez per Cota, il passaggio taglia tutta la campana. De Pippo dentro, due punti per lui. Tanto a 49, metà quarto finale, Biancaniello qui sbaglia, riparte Cota, pronto ad entrare Di Rocco che ha preso un attimo la tuta, non va a fare, Cota porta lui il pallone, Rodriguez, qui Cota non vede il pallone arrivare, arriva il cambio, pronto la mura ad entrare, dentro anche il numero 13 Troiani, va fuori Chiesa, la mura non è entrato, quindi dovrà attendere il time out, c'era Biancaniello libero, Guadagnin, il tiro di Palossi, Ferro Perez arbitra un bel campanile, però preda ancora del Vignapia. Rodriguez si prende il pallone, pressing altissimo della squadra ospite, Cota porta il pallone dall'altra parte, prova a volare, Cota le prese con Palossi, prova ad ubriacarlo,
c'è il blocco di Gattesco, ancora un'ottima giocata di Coco, poi Rodriguez sul 3 trova la tripla, 83-49, bel divario tra le due squadre. Intanto viene fermato il gioco, arriva il cambio, fuori De Pippo, dentro la mura, fuori Cavarocchi, dentro Bencini. 3.58 da giocare, pallone per Palossi, attacco al Vignapia, Bencini va al tiro, cassa, sfonda il muro dei 50, riparte Cota. 83-51, Rodriguez sotto per Gattesco che non aggancia la Guadagnin, si invola dall'altra parte, Bencini può tirare, ancora due punti incassati dal Vignapia. 83-53, si torna sul gap di 30, Rodriguez sul limite dell'out, Rodriguez tiene il pallone, l'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo. Dovrà ripartire per la squadra di coach Fabbri, che dovrà difendere dall'attacco del, del Metaformia. 3-0-9, parte Perez in possesso di palla, va al tiro Rodriguez, Ferro gli nega il canestro, allora si riparte in contropiede con Troiani che praticamente va a volare da solo. 2.52, Cota chiama lo schema, controllo di Namura, Namura per Cota, finta di tiro da lontanissimo, pallone per Guadagnin, Troiani, poi Bencini dentro, altri due punti. 83-57, 2-18 da giocare, Namura, non è per lui, sotto c'è il fallo subito da Gattesco, time out in panca per coach Fabbri. 83-57, ultimi due minuti praticamente per le due squadre, da vivere abbastanza velocemente perché non c'è praticamente storia nel momento. Gara che non ha concesso grandissimi spunti a livello agonistico, punteggio comunque abbastanza alto, anche se la proporzione portava a 100 il meta, ma ovviamente si è un po' frenato nel terzo periodo, fa parte dei giochi. Torna in campo il Vignapia, deve tornare il meta ancora. Raya per il controllo da parte di Palossi. Cota, Lamura, Gattesco, De Perez e Rodriguez. Intanto qui Cota non va a chiudere indietro. Un po' chiusa anzitempo la partita Cota, praticamente non c'è agonismo elevato, non c'è il punteggio in bilico, quindi in alcuni casi i giocatori cedono anche un po' il passo alla stanchezza, mentre Biancanello va a mettere dentro un altro fallo. Non ha avuto un grandissimo appiglio Biancanello in questa gara,
questo nel libro di Perez. 85-59, 1 minuto e 38. Perez mette dentro a rotonda a 86. Palossi sotto Rodriguez, ci mette il tocco che vale la rimessa a favore degli ospiti. Sarà Raya a giocarla. 1.30. Bencini si gira e tira il ferro, poi sotto c'è la protezione volante di Biancaniello, ma nulla da fare. C'è l'altra parte, Cota rallenta, la gioca su Norbedo. Norbedo rientrato in campo, sotto per Perez. Buono il movimento di Perez, in sacca due punti. 88-59. Ultimo minuto da giocare. Troiani, il gancio del Biancaniello sotto per Bencini, uno dei più ispirati suoi, che però si perde il pallone in questo caso. Sfera che termina fuori per Perez, che potrà giocarla per Norbedo. Rimane alto Araia a marcare, tanta grinta per Araia in questa gara. Rodriguez, problema di svistare la palla, lo fa per Cota, penetrazione di Cota, il passaggio all'indietro, Perez, il pallone finisce fuori, scappa via. Bel trucco di Cota. 88-59 che potrebbe chiudere questa gara, probabilmente. Tiro di Bencini, ferro la mura, si prende il pallone, lo scambia verso Cota, profondità verso Rodriguez, non accelera Rodriguez, non ne ha motivo. Biancaniello si prende il pallone, riparte Bencini, appoggio verso Troiani, va al tiro, ferro Perez, prende il pallone sotto il Vignapia, ne esce un tiraccio, ancora il pallone giocabile, arrivano i due punti che arrotondano il risultato, anche perché praticamente la gara non ha più nulla da dire. Termina qua, allora 88-61 lo scontro della gara di andata di Coppa Lazio tra Metafornia e Vignapia. Ovviamente fra 15 giorni ci sarà il ritorno a campi invertiti. Io ringrazio Tiziana Palombi che ha guidato le immagini di questa gara, in linea che va alle interviste. Norbedo, una gara di coppa, una gara che non ha offerto spunti dal punto di vista agonistico, ma comunque è servita a voi per provare certi accorgimenti in campo. Sì, indubbiamente, noi stiamo lavorando bene, credo ormai da 2-3 settimane che ci stiamo mettendo un impegno estremo e i risultati si stanno vedendo, a partire da anche dalla sconfitta di poco nell'ultima giornata di campionato in casa con la prima in classifica. Qui abbiamo giocato bene, ci teniamo a far bene in Coppa Lazio, abbiamo vinto con un buon vantaggio, mi sa più di 20 punti, è un'ipoteca per la gara di ritorno, bisognerà comunque restare concentrati. È una settimana dove avete affrontato la prima, cioè il turno infrasettimanale, e poi avete un altro incontro di alta classifica, bisogna essere concentrati. Assolutamente, ma noi siamo qui per questo, perciò la concentrazione rimarrà sicuramente alta, perché dobbiamo assolutamente portare a casa due punti domenica ed è quello che vogliamo, secondo me ce la faremo. Allora, noi ti lasciamo perché adesso vai a fare la doccia fuori, visto che l'acqua non c'è, vai fuori perché piove, la fai lì. Esatto, purtroppo qui è un problema che dura da molto prima che arrivassi io, mi sa. Speriamo lo risolvano presto perché è un po' grave secondo me. Grazie Matteo. Grazie, ciao.
Ingegnere, da 0 a 100, io ti ho fatto i complimenti nell'altra gara, non ti avevo incontrato in interviste, è stato un bel traguardo il tuo. Sì, sì, sicuramente è una soddisfazione personale, familiare, un traguardo importante. Poi sono orgoglioso del fatto di aver conciliato lo sport e lo studio. Sicuramente lo sport è il mio primo amore, però sappiamo tutti che bisogna impegnarsi anche in altro. Che gara è stata quella di stasera? Una gara che serviva a voi per perché no, per affinare, non ce n'era bisogno, ma per affinare certi automatismi. Sì, sì, come ha detto Matteo, è un po' che lavoriamo duro e purtroppo poi i risultati, quelli di classifica, sono arrivati meno. Abbiamo perso due partite di un punto, due punti, fanno male al morale, invece una partita come questa aiuta al morale, vincere aiuta sempre. Poi sicuramente una partita come questa aiuta ad affinare le relazioni tra la squadra, abbiamo potuto provare vari quintetti diversi, fare molti test che sicuramente poi saranno utili in campionato. Lo scorso anno siete stati finalisti in Coppa Lazio, l'avete persa contro quella che poi ha vinto il campionato, la Tiber. Quest'anno cercate di fare il replay praticamente? Sì, sì, sicuramente è un obiettivo da inizio stagione. Quando si sceglie una competizione come questa, la Coppa Lazio, sicuramente l'obiettivo è di arrivare il più lontano possibile. Noi da finalisti in carica, tenendo conto che la Tiber non è più in categoria, sicuramente avevamo questo mini compito. Ci stiamo riuscendo, siamo sulla buona strada, ci manca l'ultimo step, ma sappiamo che nelle competizioni così non conta quello che hai fatto prima, ma conta quello che faremo. Ci mancano ancora una partita e un altro turno per raggiungere la finale. Della gara di domenica prossima ne parliamo? Cioè, sicuramente, abbiamo un impegno fuori casa a Riano contro la Lazio. Sicuramente è una partita che va affrontata nel miglior modo possibile, perché appunto abbiamo necessità di smuovere la classifica, abbiamo perso due partite consecutive e soprattutto fuori casa non è che abbiamo espresso ottimi risultati. E poi c'è un problema di fondo, che voi giocate bene con le grandi e poi vi perdete in alcuni casi con le piccoline, tra virgolette. Sì, noi praticamente abbiamo reso competitive tutte le partite che abbiamo fatto, sia che vinte che perse sono state di un margine minimo, a parte forse l'esordio contro Lazio. Questo è un indicatore che ci fa capire che noi sicuramente possiamo competere contro tutte le squadre, ma sia quelle di alta classifica che di bassa, quindi non dobbiamo mai peccare di concentrazione nelle partite. Coach Fabio, un Vignamia che paga il cambio di categoria, perché in realtà voi siete una squadra di C-Silver, questa formula della Coppa Lazio è un po' complicata per le squadre di C-Silver. Sì, però è un giusto banco di prova per i ragazzi, per mettersi... insomma, per capire appunto la differenza, per chi non ha magari mai fatto campionati di un certo livello. Noi stasera eravamo con tanti 98-99 e giocando qui sapevamo che Gaeta, con cui giocheremo domenica, sarebbe venuti a vedere, per cui abbiamo lasciato Plateo, Ramundo e altri giocatori a casa, ma non per fare pretattica, perché loro sono anzianotti. Però Formia per me resta sempre un campo complicato. Io mi ricordo anche quando sono venuto con la Petriana qui, è stato un campo complicatissimo sempre, su cui ho visto la squadra avversaria giocare bene e continua a giocare molto bene, per cui secondo me per noi va benissimo così. È una formula complicata, specialmente per gli spostamenti infrasettimanali, ma a livello tecnico, specie per squadre come la nostra, è la possibilità di capire all'università che si fa, no? dopo che si è fatto il liceo. Il vostro campionato al momento vede solo due capoliste, anche se la classifica è praticamente livellata verso l'alto. Sì, è un campionato così, le Stelle Marine probabilmente hanno qualcosina in più nel nostro girone, di là nell'altro girone mi sembra Fortitudo e Albano siano due squadre che viaggiano bene. Noi secondo me abbiamo fatto forse qualcosina in più di quello che avevamo preventivato, siamo in fase leggermente calante tra infortuni, stanchezza, sono tutti ragazzi che hanno o lavorano o studiano, però non toglie il fatto per esempio che sabato a Frosinone non abbiamo proprio giocato, è una squadra che ci ha spazzato via come non c'era mai successo quest'anno, quindi dobbiamo capire il perché. La gara di Gaeta sarà per voi un impegno importante, quasi un banco di prova?
Assolutamente, perché Gaeta, almeno noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarla la prima giornata e secondo me questo ha aiutato noi e non Gaeta, che era una squadra comunque esordiente. È una squadra che nei primi 7-8 giocatori secondo me ha un valore assoluto, con un paio di individualità altissime sul loro campo. È una squadra capace di produrre un'ottima pallacanestro, per cui non sarà assolutamente una partita facile. È bello secondo me giocare partite di questo livello, è bello giocarle quando si resta in partita e non come ci è successo appunto a Frosinone, dove abbiamo visto gli avversari scappare via, non abbiamo ripresi più. Ultima domanda la faccio sulla formula del campionato. È fatta bene al momento, quando praticamente al primo di dicembre stiamo già al girone di ritorno? No, assolutamente, a questo livello secondo me la formula che premia meglio la costanza è il girone all'italiana, andata e ritorno. Anche i playoff diventano in campionati così complicati, perché sono squadre appunto dove, non essendoci il professionismo, è evidente che quello che è a settembre potrebbe non essere più a maggio, fra università, Erasmus, per cui non mi piacciono queste formule. Noi non abbiamo l'obiettivo della promozione, però mi rendo conto che chi magari l'ha provata a programmare si trova in difficoltà, perché poi basta una partita sbagliata portandosi appresso i risultati della prima fase, diventa un gran pastrocchio. Nell'ordine io preferisco girone all'italiana, chi è il più forte della stagione, si giochi tanto fino a maggio, chi è il più forte vince e va su, o al limite il playoff, dove però poi sempre la variabile di quello che può essere la problematica del lavoro dei ragazzi o dello studio potrebbe uscire fuori. Questa secondo me mi fa ridere, è un po' come l'Open Day che hanno fatto con la C nazionale, non le capisco queste cose. Cose da Serie A andrebbero applicate alla Serie A, farle ai livelli nostri ogni tanto mi fa sorridere, però ogni tanto magari serve a fare un po' così. Una gara di Coppa Lazio che per voi è sempre un obiettivo, ma che è servita soprattutto per dare minutaggio e oliare certi meccanismi. Sì, era importante così riprendere un po' il cammino della positività dopo 10 giorni di sconfitte di un soffio, Civitavecchia di 1 e Viterbo dopo un supplementare di 2, e comunque assicurarsi un buon margine, perché si gioca su 2 partite questo quarto di finale di Coppa Lazio. Mercoledì saremo a Roma a giocarsi il secondo tempo di questo quarto di finale, quindi questo più 27, partiremo da più 27. E poi, come dici tu, perché comunque un po' di rotazioni erano necessarie, anche perché poi si rigioca sabato, andremo fuori con la Lazio, e poi si rigioca mercoledì e poi si rigioca domenica, e quindi, come tu ben puoi immaginare, a questo livello giocare in 15 giorni 4 partite è impegnativo, allenarsi. È vero che noi diciamo siamo abituati alla fatica, all'allenamento, ci alleniamo tanto anche la mattina, 6-7 dei nostri si allenano anche la mattina, però è impegnativo. È impegnativo, e il prossimo impegno per voi è la Lazioliana, una grande decaduta potremmo dire così del basket, ma sono proprio le squadre che al momento sono un po' in difficoltà. Assolutamente sì, adesso ci tocca la Lazio, come dici tu, come l'hai definita tu, anni fa era una big delle squadre laziali, è una big delle squadre laziali, io l'ho affrontata anche in B, e quindi adesso sono qualche anno che è un po' tornata nelle situazioni un pochino più basse, però il campionato quest'anno è estremamente livellato, si può perdere con tutti, se non hai un atteggiamento sfidante, performante, se non hai il giusto approccio difensivo, sporcare ogni palla, tenere ogni penetrazione, quindi essere veramente volitivo in difesa, ti possono far canestro in ogni momento e le partite possono svoltare, cambiare padrone in ogni istante, quindi questo non è un luogo comune, la verità, e noi lo sappiamo bene. Il difficile è motivare i ragazzi a stare con questo tipo di atteggiamento ogni domenica, tutte le domeniche, tutti i quarti, sempre, più possibile comunque, no? Questo è l'obiettivo, perché sempre è impossibile esserlo, però diciamo il più possibile,
e la partita di sabato sarà una partita così, una partita apparentemente facile, ma che poi tu la dovrai montare e rismontare a tuo favore lì alle 18 di sabato nel Palasport di Riano, e quindi è tutta da verificare, che poi la porterai con te.